Il 2024 inizia alla grandissima per il Brescia, che porta a casa 3 punti super importanti contro un Modena molto tosto nel secondo tempo. Posso dirlo, raga, ma ora, cioè, prima che me lo dimentichi, Tremolada, vai a fare in culo, cioè, sei uno stronzo di merda, cioè, ma non esiste né in cielo né in terra che te da ex partita prendi il pallone per il calcio di rigore che. Mi dispiace dirlo, raga, ma era netto. Mi sono allargato il braccio. Così cazzo gli è arrivata qua la palla. Allenarci, raga, ci stava pure per arrivare. Quindi Allenarci non ha fatto una partita né stupenda, però neanche così schifosa. Quindi faccio comunque un applauso anche a lui perché se li merita. Però, raga, sì, partita tosta. 3 punti importantissimi. Ma vogliamo parlare della perla di Galazzi? Non si vedeva dall'anno scorso, una punizione, è da quando Endola ha fatto il gol con su Tirol e Pisa, sempre su punizione, che non vedevo una punizione così bella, raga. Super gala, raga. Vedete che però quando è arrivato Baralla, l'ha messo nel ruolo giusto, Galazzi ha iniziato a far bene. Era quella testa di minchia di Castadero che faceva giocare fuori ruolo e si lamentava pure se non giocava. Oh, porco Dio. Oh cazzo, raga, scusate, mi è arrivata la sindrome di Tremolada, chiedo scusa. Però va bene così, raga, 3 punti che non erano neanche scontati, raga, perché Modra nel secondo tempo, raga, ci ha assediati, non c'è niente da dire. Cambi un po' imprevisti, perché io non mi sarei aspettato Van de Loy e Ward verso la fine comunque della partita. Van de Loy, ragazzi, è riuscito comunque alla fine ad ottenere un pallone comunque importante. È un coglione che dopo 1 minuto di gioco ha preso giallo, ha fatto fallo. E ha pure missato un pallone di testa che lo prendevo pure io che sono basso 1 centimetro, un pisello. Però, raga, va bene così, Maran, raga, Maran sta facendo delle robe che speriamo che continui così fino alla fine della stagione, ovviamente. Però, raga, bene così, chi non salta è un modenese, oh, si gode. 3 punti, raga. Dai, cazzo. Mi sono dimenticato di dire, raga, una piccola cosa, quindi chiedo umilmente scusa a Geekman. Mani basse, miglior giocatore della partita dopo forse Mancini, Bisoli e Galazzi.